La stagione interna del Bari si è conclusa con la festa al centro del campo e una cascata di coriandoli biancorossi. Ma la promozione in Serie C del Bari non è uno scherzo di carnevale a scoppio ritardato. Il pomeriggio della gara contro il Rotondo, al cospetto di circa 20.000 spettatori, è iniziato con una breve esibizione di Renato Ciardo, giovane uomo di spettacolo barese, ed è proseguita nell'intervallo della gara con la sfilata delle auto d'epoca che hanno dato vita stamattina al ricordo del Gran Premio di Bari tenutosi negli anni 50. A fine partita e festeggiamenti con il discorso del presidente Luigi De Laurentiis e la consegna della Coppa per aver vinto il campionato da parte dell'avvocato Luigi Barbiero, coordinatore della Lega Nazionale Dilettanti, e al capitano del Bari, Ciccio Brienza. Anche la partita è risultata vincente, in quanto il Rotondo ha cercato fino in fondo di strappare un risultato positivo di fronte a un Bari già promosso ma non appagato. Già al quarto i lucani si sono resi pericolosi con un gran tiro dalla distanza parato in due tempi da Marfella, cui è seguita una rete degli ospiti viziata da fuorigioco. Solo un minuto dopo il Bari è passato in vantaggio con un bel gol di Floriano, che ha approfittato di un errore della difesa del Rotondo e con un pallonetto ha beffato il portiere Gonzalez. I padroni di casa hanno avuto l'opportunità di raddoppiare poco dopo, prima con Di Cesare al 12esimo che di testa ha mandato alto, e quindi al 16esimo con Neglia che ha colpito in pieno il palo alla destra del portiere su cross di Floriano. Anche il Rotondo non è stato a guardare, poco prima del quarto d'ora si è reso pericoloso con Chiavazzo. Anche ad inizio ripresa gli ospiti hanno avuto una discreta occasione con Evacuo, con Marfella che ha deviato in angolo al 65esimo, quindi gran colpo di testa di Simeri da due passi e prodezza di Gonzalez in angolo. Al 70esimo è arrivato il momentaneo pareggio del Rotondo con Chiavazzo, il cui tiro dopo azione manovrata viene respinto dalla difesa del Bari quando aveva già oltrepassato la linea di porta. Dopo numerose sostituzioni da ambo le parti, compreso l'ingresso di Brienza nel Bari, i biancorossi hanno insistito alla ricerca del gol vittoria, che è arrivato all'88esimo con Simeri che, dopo azione corale insistita, ha insaccato da pochi metri anche se da posizione quasi impossibile.